Di fronte a quella che dovrebbe essere la compagine più accreditata al salto di categoria, Mister Iacobelli consegna la prima maglia da titolare in campionato a Lorenzo Bindi nei tre trequartisti alle spalle di Jukic. Per il resto confermata la squadra che ha pareggiato a Budrio contro un Mezzolara. Di fronte la prima esperienza contro un team dalla numerazione fissa, opzione che resta però poco più di un'eccezione in categoria. Di fatto alla prima occasione la Sangio va subito in vantaggio, Scoscini riconquista palla dal limite, centra per Jukic che va più in alto di tutti e piazza di testa la sfera sotto la traversa per l'1-0. Reazione emiliana con il corner per Belcastro, stop e conclusione alta col mancino. Cresce l'intensità tecnica degli ospiti in corner a Checchi su punizione di Borrelli, il palo salva la Sangio e non sarà l'unica volta. Le ripartenze valdarnesi possono però far male sull'out di Mancino, Chernezzo in buca per Scoscini, basso a Checchi in mezzo, Murato in corner. Finale di frazione, eccesso di sicurezza per Scarpelli che sbaglia l'uscita spalancando lo specchio sguarnito a Gavoci, da poco subentrato a Ferretti, il numero 11 non trova però la porta, un giro di lancette ed arriva al secondo legno di giornata, Gavoci smorza a centro aria, estirata di Belcastro ed ancora il montante che salva la Sangio. Inizia la ripresa, Jukic ha sul piede sbagliato il pallone del raddoppio, così si rimane col minimo vantaggio e nulla cambia anche sul susseguente piazzato di Belcastro che vede Scarpelli controllare fino al fallo di fondo. Ma sull'out destro all'ora di gioco ecco ancora l'asse decisivo con palla bassa Jukic e puntata da calcetto. Mastro Pietro si arrende ancora ed è 2-0. Il raddoppio galvanizza ulteriormente i padroni di casa, Scoscini non va lontano dal tris con una botta operata però da distanza siderale. Ben presto il valore tecnico del limolese esce, così l'esterno di Valentini trova una traiettoria su cui Scarpelli nulla può. Stavolta la carambola sul palo porta a gonfiare la rete per il dimezzamento delle distanze. Ma di qui al triplice fischio solo paura virtuale, anzi c'è spazio anche per lunghi da fuori. Finisce comunque così ed è il primo successo del Marzocco in campionato. Mercoledì, Trestina.